Grazie a tutti voi di essere venuti e grazie ai complimenti agli amici che hanno organizzato questo incontro. Questa è una delle tappe, diciamo, di un percorso che dura ormai da un anno e mezzo, che ha un po' cambiato il corso della mia vita. Vita dedicata a fare dell'altro, perché un bel giorno, senza che io lo prevedessi, ha subito una battuta d'arresto quando il presidente del Consiglio Berlusconi a Olbia ha annunciato il 24 gennaio del 2009. Sta per scoppiare il più grande scandalo della storia della Repubblica. Un signore ha intercettato oltre 350.000 italiani. L'attacco era a un investigatore che stava lavorando nelle più importanti indagini che si stavano facendo in Italia, Milano, a Roma, Palermo, a Reggio Calabria, Catanzaro, Catania. E è stato messo in relazione con una indagine che, credetemi, fra tutti era non la meno importante, perché l'indagine di Catanzaro e di Magistris era un'indagine importante, perché riguardava un momento di collusione tra la politica, l'imprenditoria, la massoneria, l'informazione, i servizi deviati, ma che riguardava reati contro la pubblica amministrazione, reati di abuso, di truffa, danni alla comunità europea. Non c'erano omicidi, non c'erano stragi, non c'erano traffici di stupefacenti. E quell'indagine è stata il pretesto per fermare il magistrato, fermare i magistrati di Salerno e poi colpire me. Le evoluzioni della vicenda hanno dimostrato che probabilmente il vero obiettivo era impedire che si portasse avanti una strategia processuale, investigativa, che a Palermo aveva già visto condannare Marcello Velluti, aveva visto arrestare degli uomini collusi nelle forze dell'ordine, nel ROS dei carabinieri, segnatamente, con l'incriminazione di Totò Buffardo. In quel periodo io mi stavo occupando con la Procura di Roma, la stessa Procura che mi ha indagato, dell'indagine Fastweb, quell'indagine che ha portato all'arresto di un senatore di Cagliari, senatore Di Girolamo, che non solo è stato eletto con i voti dell''ndrangheta, ma addirittura ha falsificato il presupposto per potersi candidare, falsificando la residenza all'estero. Abbiamo fatto proprio gli accertamenti, lui risultava residente in una casetta a Bruxelles dove c'erano tre studenti, era una casetta di una stanza e mezza, due dormivano già in un letto a castello, c'era un bagno di maggior grado. Quando andavano tutti e tre si dovevano muovere, si dovevano mettere d'accordo e sincronizzare perché altrimenti non riuscivano a scendere dal letto. E quando gli abbiamo chiesto ma Di Girolamo dove dorme? E non c'era nemmeno il posto per dormire Di Girolamo in quella casa. Aveva falsificato la residenza, aveva falsificato tutto e se ne è fatto le luci. In quella indagine, in cui ovviamente non vi parla Bruno Vespa, non vi parla Emilio Fede, non ne parlano il Grande Fratello, non ne parlano De Filippi, non ne parlano Amici, non ne parlano C'è posta per il mezzo, cose non le dico. Due aziende, la Fastweb e la Telecom Italia Spark, hanno versato in contanti per evitare il commissariamento 560 milioni di euro a titolo di acconto sulla frode che è stata fatta all'erario dello Stato nell'ordine di diversi milioni e milioni e milioni di euro che ancora devono essere stimati.
Questi sono soldi di cui l'erario dello Stato si è appropriato. In questo libro, in cui lo sforzo più grosso che è stato fatto quando abbiamo scritto con Edoardo Montolli è stato a cercare le cose che dovevamo togliere e a rimpicciolirlo, perché c'erano problemi di rilegatura. E poi mi è stato detto dall'editore che se fosse stato più grande c'erano problemi di pubblica sicurezza, che poteva essere considerato un oggetto da lancio, un'arma, anche se non ci sono le buie come quelle del luogo dell'anno, però poteva essere pericoloso lo stesso. Però i suoi effetti questo libro li ha prodotti, ma pensiamo nelle malefatte, sono solo quelle di Berlusconi, ma è sicuro che è in una campagna anche all'interno della magistratura. Però voi sapete che per arrestare un parlamentare ci vuole la protezione del Parlamento, perché mentre i latitanti, poi parleremo di Riina, parleremo di Provenzano, si rifugiano in montagna, nelle grotte, negli ovivi, nella vostra zona ce ne sono stati parecchi di latitanti, non so chi di voi conosce la storia di Felice Maniero. Ecco, i latitanti normalmente si nascondono, trovano un rifugio. Questi tipi di latitanti invece fanno i latitanti in Parlamento, cioè si nascondono in Parlamento, e ce ne sono alcuni, cioè attualmente ce n'è un altro che si chiama Tedesco, che è stato eletto nel PD, questo signor Tedesco che era l'assessore con Vendola, il quale io l'ho conosciuto, è una persona intelligente, però da quello che leggo dalle intercettazioni Vendola non ci ha capito niente, perché aveva tutta la giunta intorno a lui, li rubava, facevano le cose peggiori, sopra la scorta, tutti, e lui sembra come se vivesse Alice nel paese delle meraviglie, cioè non si è reso conto di tutto quello che c'è intorno a lui. Questo signor Tedesco era un suo assessore alla sanità che aveva tutta una serie di imprese, di aziende a cui dava gli appalti e le forniture, il nome degli ospedali, avete letto. Quando questo viene messo in indagine, stanno arrestando tutti, ci sono le elezioni, il suo amico D'Alema puntualmente gli crea, gli apre il paracadute e scopre in Parlamento, lo mettono in lista, lo sapete come funziona, non ci vogliono alcune mere voti di preferenza, per cui questa mette in lista in posizione protetta, per cui si viene eletti, si viene cooptati in Parlamento. Quando il Parlamento ha votato per Cosentino la richiesta di autorizzazione all'arresto, la votazione si è fatta a scrutinio segreto. Molti parlamentari del centrodestra, di cui alcuni li conosco io, uno in particolare, l'onorevole Angela Napoli, che fa parte della Commissione parlamentare antimafia, eletta inizialmente in Alleanza Nazionale, poi nel PDL, adesso per Confini, aveva annunciato voto a favore dell'arresto, insieme ad altri. Quindi Cosentino, secondo quello che erano le dichiarazioni di voto, non avrebbe nemmeno potuto contare su tutti i voti della sua maggioranza. Quando si è fatto lo scrutinio, Cosentino ha avuto 75 voti in più di quella che è la maggioranza nominale del suo partito. Significa che ci sono 75 parlamentari eletti nell'opposizione. Poi ci sono le operazioni di distrazione di massa, per cui c'è la vicenda Rubi, la vicenda della concussione, si cerca in tutti i modi persino di taroccare la rinascita di Rubi in Marocco, per cui gli emissari vanno in Marocco per cercare di far crescere l'età, già la statura della verità era già abbastanza allungata, quindi insomma non è il caso di fare uno stiramento perché era abbastanza formata la ragazza, però l'età era quella che era oggettiva e quindi vanno in Marocco. E non riuscendo in tutto questo, perché stava cominciando il processo, che cosa facciamo? Facciamo la riforma della giustizia. E quindi adesso diamo la provocazione ai magistrati, qualcosa di assurdo, ma l'operazione non è l'assurdità di questa riforma, la separazione delle carriere, la polizia giudiziaria sotto il controllo del governo, il pubblico ministero sotto il controllo del governo, la discrezionalità dell'azione penale, sono tutte cose delle quali si potrebbe anche parlare, perché io dico, su talune cose non me ne vorrebbe, io condivido pure
certe necessità di modifica della giustizia. Falcone era per la separazione delle carriere, non so quanti di voi lo sanno, perché c'è una necessità di dividere le carriere, cioè coloro che giudicano e coloro che sostengono l'accusa, ma mantenere ancora più liberi e indipendenti i giudici e per mantenere ancora più liberi e indipendenti i pubblici ministeri. Cioè è un qualcosa che deve servire a aumentare l'autonomia, l'indipendenza, la capacità di organizzazione, di propulsione di due organi del processo penale, della giustizia penale, che sono il pubblico ministero e il giudice. Perché a me non piace questa confusione tra giudice e pubblici ministeri. Io non mi sento tranquillo come cittadino se il giudice non è terzo. Io non riesco più a vedere porta a porta perché avevo dei disturbi gastrici, ho fatto la gastroscopia, radiografia, analisi, vado al medico, ci lei mangi riso in bianco, mangi pollo bollito, e quindi faccio una dieta seria, e intanto sta gascita, ancora che continuava, bruciò, ma ha mangiato per caso fritture, ha bevuto alcol? Assolutamente no, assolutamente. È sicuro, dottore? Sì, guardi, ho mangiato. Il medico non riusciva, quindi cambio medico, vado ad un altro medico. Questo guarda l'astro, guarda la nostra, guarda dietro, dice, lei per caso vede porta a porta, la sera? Sì, non lo vede più. È passata la gastrite. Cioè io mangio le pece, le patate fritte, mangio i... pane camusa, cipiccione, tutto quello che c'è. Tranquillo, non succede più nulla. Quindi consiglio per la vostra salute, non guardate solo.